Ciao ragazzi, nuovissimo video, vi faccio un video haul velocissimo perché non mi posso soffermare più di tanto a fare il video perché devo mettermi subito a studiare. Allora, comincio con OBS. Da OBS ho preso un po' di cose che adesso vi mostro. Ho preso a 5,99 € questo profumo, è stato l'acquisto, cioè è da tanto che bramavo a prenderlo. Aiuto, perdo anche il tappo, però non ci ho mai dato più di tanto peso. Poi invece oggi mi sono convinta e l'ho voluto prendere. Questo l'ho pagato 5,99 €, ve lo consiglio, è buonissimo come profumo. Quindi se avete un OVS vicino andatelo a vedere perché è stupendo. Poi 2,89 mi sembra. Ho preso questo matte long lasting lip gloss nella colorazione 05 Simply Be an Iconic ed è stupendo, ed era l'ultimo. C'era anche un'altra colorazione, però mi sono un po' pentita di non averla presa, ed è stupendo. Non vedo l'ora di provarlo, poi quando lo proverò vi farò sapere com'è. Poi ho preso le mie solite cose, ovvero il Soft Touch Mousse, il 10 Soft Beige, che ormai quando vado all'OVS prendo sempre, come prendo sempre ormai questo correttore qua, Stay All Day 16 Ore. È sempre 10 Natural Beige, e come prendo sempre 01 Matte Sand il fondotinta in mousse, e sono costati 3,19, 4,89 e 3,79. Poi Wycon. Da Wycon non ho preso gli altri due blush che avevo detto che volevo prendere quando sarei tornata in negozio, perché non mi ispiravano più di tanto, infatti non li ho presi. Mentre ho preso per provarli questi a 2 euro, lo so, costano un po' effettivamente, sono 40, però ho detto vabbè, costano 2,50 euro, l'ho trovato a sconto a 2 euro, ho detto vabbè, via, e le provo per vedere un po' come sono. Spero che non mi piacciono perché costano tanto, così almeno non le ricompro. Esco lo scontrino così vi so dire i prezzi. Quindi sì, costano 2,50 € con 50% di sconto. A 8,90 € ho preso questo, che è il Disco Shadow 04 Esmeral, che è un colore stupendo e sono felice di averlo preso. Cioè, guardate, ed è veramente così quando lo andate a stendere. È favoloso. E penso che quando ritornerò in negozio prendo anche le altre tre colorazioni, che c'è un dorato, un blu e un rosso. Poi a 6,90 €, come avevo detto che quando ci sarei tornata avrei preso, ho preso questo Liquid Lipstick 42 Pink Big B. E la scatolina è fatta così. E ecco, questo è il numero. Penso di quando tornerò di prendere altri colori. Avevo preso quel celestino e anche questo qui è un colore stupendo. E questa scatolina me la lascio perché sono troppo carine, me le lascio, no, in bella vista. Poi vediamo un po', a 4,90 € ho preso questo rossetto di questa collezione, ed è il Fever Lipstick 02 Golden Age. Invece che 6,90 l'ho pagato 4,90, perché praticamente questa collezione era in saldo e tutti i pezzi venivano 4,90 €. Però ho detto cioè, mi sono preso soltanto questo rossetto perché il fondotinta che vi ho fatto vedere in quell'altro haul l'ho provato e non mi piace perché è troppo giallo rispetto a me. Però ho detto magari i rossetti non uso di più, ed ho preso questo colore qua. E di questa collezione qua ho preso anche l'eyeliner e mi ci trovo molto bene. E poi per ultimi, ma non per importanza, ho
preso 1, 2, 3, 4 Power Color Refill che sono costati 3,90 € ciascuno. E ho preso il numero 77, 69, 55, 51. Adesso vi faccio vedere quali sono. Allora, questo è il numero 51. È questo qua. Poi il numero 55. Pensavo fosse rotto perché è cascato un pezzettino. Fiu. Invece no. Blu. Poi il numero 69. Ve lo faccio vedere subito. È questo, verde. E poi il numero 77, che è questo nero glitterato. E niente, ragazzi, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto oggi. Ci vediamo al prossimo video.